Telespettatori di Malpensa 5, amici sommesi, aggiornamento Teleleoni, ancora 48 ore, fino a domenica a mezzanotte sarà possibile votare liberamente per scegliere chi mandare in nomination, quindi nella seconda fase di votazione che partirà lunedì mattina con i primi tre che avranno raggiunto il maggior numero di voti per ognuna delle 11 categorie in gara per i Teleleoni 2011. E allora vediamo adesso come sono andati, come stanno andando in queste ore fino adesso le votazioni per i Teleleoni, partendo subito dalla prima categoria che è quella del personaggio dell'anno. Vindichiamo i primi 5 per ogni categoria, chiaramente le percentuali residue sono quelle dedicate ad altri candidati che hanno raggiunto meno punteggio. Personaggio dell'anno abbiamo in testa Ennio Cosentino col 25%, Roberto Caccini al 24%, Gerardo Locurcio al 19%, Renato Leoni al 17% e chi vi parla e vi ringrazio al 10%. Per quanto riguarda la politica, in testa c'è Claudio Brovelli al 31%, Francesco Calò al 25%, Jimmy Pasin all'11%, Gerardo Locurcio al 10%, Andrea Vaccariello al 7%. Per quanto riguarda invece il premio Malpensa, in testa c'è Jimmy Pasin con il 44% delle preferenze, seguito dalla compagnia aerea EasyJet col 15%, Aslam al 9%, il sindaco Guido Colombo al 7% e l'altra compagnia aerea in gara è Blu Panorama con l'1% delle preferenze. E adesso vediamo il premio per la miglior manifestazione dedicata al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Percentuali bulgare per quelli del 63 che ottengono il 92% dei consensi con Camminando nel tricolore, seguiti dall'assessorato alla cultura al 4%, dal concerto della banda La Cittadina all'1%, l'1% anche per la manifestazione Una Merenda. Premio sociale, a lungo in testa nelle scorse giornate di voto, Anfas Maddalena. Adesso ha dovuto cedere il posto allo Ciclab 88 che ottiene il 42% dei voti, mentre Anfas ha il 40%. Oltre la Vita Onlus, 5% dei voti, Caritas 4%. Per andare oltre si ferma all'1% dei voti. Premio per il miglior evento musicale del 2011 a Somma Lombardo, Rock Insomma in testa col 29%, Vallanzasca, Mente Fresca, la festa del Partito Democratico di quest'estate ottiene il 26%. Festa dell'Amicizia 25%, Concerto della Cittadina al 10%, il Coro Gospel Tac Club 8%. Per quanto riguarda l'evento dell'anno, Castello in Moto domina la categoria col 27%, seguito dalla Cena Medievale al 24%, Rock Insomma al 20%, la Festa dell'Amicizia ottiene il 19% delle preferenze, Corezza per Strada l'8%. Per quanto riguarda lo sport, il Kenkyuka in testa al 31%, lo Ciclab 88 secondo con il 25% delle preferenze, la Pallavolo Somma 13%, il Velo Club Sommese al 9%, mentre la Sommese Calcio porta a casa un misero 2%. Associazione dell'anno, Somma Giovani, ho 41% dei voti, a due punti di distanza, due punti percentuali di distanza ci sono quelli del 63 col 39% dei voti, Rock Insomma il 9%, Proloco 5%, mentre i quartieri San Bernardino e San Rocco ottengono il 3% delle preferenze. Adesso vediamo la categoria ristorante, la Corte dei Visconti in testa in questo momento col 33% dei voti, seguita dal Castigo, e ne approfitto per smentire una notizia che sta girando in città in questi giorni in cui si dice che il Castigo è diventato di proprietà dei cinesi. Non è vero assolutamente, il Castigo è e rimane italianissimo ed è anche il detentore del titolo dell'anno scorso, quindi il Castigo al 30% si classifica seconda in questo momento, mentre Italia Nuova di Carlo Crema è al 22%, Desiree all'8%, i Tre Leoni raccolgono solo il 2% delle preferenze dei nostri telespettatori che hanno deciso di votare. Invece ultima categoria, quella dei bar, abbiamo chi detiene il titolo come Teleleone 2010, che è il Gallo Caffè, con il 19%, a pari punti, stesso numero di voti, 19% anche per una nuova apertura che è quella di Baviello Caffè in Via Giusti. Steakhouse ottiene il 17%, insomma il 15%, il Bar del Corso porta a casa un 11% di preferenze. Come vedete, a parte la categoria dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, per tutto il resto è ancora tutto in discussione, percentuali molto basse rispetto allo scarto tra un candidato e l'altro. Tutto può ancora cambiare in 48 ore di voto, fino a domenica alle 24 si potrà scegliere chi mandare in nomination. Da lunedì
i migliori tre di ogni categoria si sfideranno nella seconda fase di votazione, quindi fino all'11 di dicembre, da lunedì prossimo 28 novembre fino all'11 di dicembre sarà possibile votare e scegliere chi dovrà vincere per ognuna delle 11 categorie in gara il Teleleone 2011. Vi ricordo, serata dei Teleleoni organizzata da Malpensa 5 TV con il patrocinio del comune di Somma Lombardo, assessorato alla cultura. La serata si terrà il 19 di dicembre. Inizio spettacolo alle ore 20:30 e il luogo invece quest'anno è il Teatro Auditorium dell'Oratorio San Luigi in via Mameli a Somma Lombardo, che ospiterà la kermesse con la seconda gara, il secondo gran premio eccellenza cittadina, città di Somma Lombardo. Quindi vi aspettiamo quella sera, vi aspettiamo soprattutto per la seconda parte delle votazioni. Da lunedì si parte con una fase ancora più viva e accesa, perché lì poi si dovrà decidere chi vince. I voti fino a questo punto arrivati, vi ringraziamo perché sono tantissimi, si parla di 4.092 voti unici alle 14 di venerdì 25 novembre. Quindi vi aspettiamo ancora, continuate a seguirci, dopodiché non ci saranno altri aggiornamenti, si manterrà il silenzio totale sull'andamento delle nomination fino a arrivare alla serata del 19, dove scopriremo chi sono i vincitori. Notte dei Leoni 2011, solo il meglio di Somma Lombardo. Continuate a seguirci su Malpensa 5 TV. Grazie.